una nuova legge per la polizia rurale. In ricordo di tutti i caduti militari. Riattivato il conto corrente per i terremotati. Questa settimana il Consiglio regionale non si è riunito, ma si è intensificato il lavoro delle commissioni per esaminare l'assestamento di bilancio e il documento di economia e finanza regionale. La Commissione Ambiente ha poi approvato la nuova legge per la polizia rurale e in congiunta con la Lavoro ha svolto l'audizione degli assessori competenti sull'uso di fitofarmaci in agricoltura, sul deflusso minimo vitale dei corpi idrici e sulle captazioni estive. In sanità è proseguito l'esame della proposta di accorpamento delle ASL Torino 1 e Torino 2. In copertina! La Commissione Ambiente ha approvato all'unanimità il 3 novembre in sede legislativa la nuova legge in materia di pianificazione comunale proposta dal Movimento 5 Stelle. Il provvedimento si propone di semplificare le procedure per la manutenzione del territorio e favorire la trasparenza nei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione, uniformando i contenuti dei regolamenti comunali di polizia rurale. La legge prevede anche sanzioni amministrative per le violazioni da un minimo di 150 a un massimo di 1.500 euro. In occasione della giornata di commemorazione dei defunti, il 2 novembre, il Presidente del Consiglio regionale ha partecipato, in rappresentanza dell'Assemblea legislativa, alla cerimonia in ricordo di tutti i militari morti in Italia e all'estero. La cerimonia, durante la quale è stata deposta una corona di alloro, si è svolta in Piazza d'Armi, a Torino, davanti al Monumento ai Martiri di Nassiriya, alla presenza delle autorità militari, civili e religiose della città. È stato riattivato il conto corrente per la raccolta fondi a favore delle popolazioni dell'Italia centrale colpite dal terremoto, aperto lo scorso agosto per Amatrice. Il Consiglio regionale ha riavviato la rete di aiuti attraverso cui i piemontesi possono compiere un gesto concreto di solidarietà e aiutare cittadini rimasti senza casa né lavoro a causa del sisma, che è tornato nei giorni scorsi a devastare l'Italia centrale.